Ha paura di una bambola e non quello che accade nel mondo, che sarebbe molto più preoccupante, ma molto più preoccupante. Queste cose che vedi qua, nessuno al mondo potrebbe più rifarle, perché sono legate a un'epoca nella quale la gente stava tutto il giorno per fare un lavoro e all'ultimo guardarle e dire wow. Crescendo qua nell'appartamento sopra la bottega, io vedevo i miei genitori che erano in camice, che lavoravano tutto il giorno ed erano stanchi la sera, però erano anche sempre contenti. Tutti tristi, tutti hanno problemi d'ufficio, invece entri qui e lavori, ci stai 10 ore, 11, è bellissimo, bellissimissimo, bellissimissimo. Passioni, è come un imprinting, da piccolo ce l'hai, ti rimane addosso e non ti lascia più. È la cultura americana che poi ha fatto crescere una generazione di ragazzini che hanno paura delle bambole perché hanno visto il film da piccoli e dicono oddio, questo se sveglia la notte mi uccide. Io un artista, io guadagno meno di quello che vende il pane qua di fronte, meno di quello che fa il garzone di bottega, perché mi piace farlo, perché mi piace che un domani questa cosa rimarrà. Io non tengo al cliente, tengo all'oggetto. Tu, io moriremo, questo probabilmente sopravviverà a me, a te, a quelli che verranno dopo di te o dopo di me. La nota. Bravo, bravo. Grazie, ciao. Qua vengono decine di persone che rimangono stupite e quello ti ripaga di qualsiasi altra cosa che tu possa pensare e fare. Ecco perché sto sempre col sorriso. Non mi frega, io sto bene.